Da questo show Sarah Boyer ha realizzato un video da cui ha inoltre estratto 20 tavole grafiche, esposte a Vanchiglia 3 fino al 2 maggio, alle quali si aggiungono 10 lavori precedenti sempre ispirati dalla musica jazz. Organizzazione generale a cura di Roberto Toss, coordinatore Cultura ECS Torino APS. Quali sono le difficoltà che incontri nel realizzare le immagini live che sono anche qui esposte? Ma allora, le difficoltà dipendono sempre dall'esercizio negli anni che io ho fatto, sicuramente la difficoltà diminuisce. È un lavoro molto empatico, legato all'istinto e al rapporto con ciò che si vede live, essendo proprio durante il concerto. Quindi tutto ciò che è la tecnica è una cosa che ho imparato negli anni, e l'istinto e l'energia deve viaggiare da quello che è il contesto che sta avvenendo sul momento, della musica, dell'energia, del pubblico anche addirittura, e trasportarlo sul lavoro. Quindi anche la scelta dei colori o la gestualità dei musicisti sono dei gesti veloci, ma che devono riuscire a catturare quel momento e quell'espressione e quell'emozione lì. Poi chiaramente io, utilizzando l'iPad, ci vuole la mano, si prende la mano man mano facendo questi lavori, a lavorare su uno schermo, però non è più come una volta con la Wacom tablet. Ci sono degli strumenti eccezionali, come disegnare su matita, e si studia la luce e la forza dei colori, perché vanno a creare anche un'atmosfera nello spazio in cui si sta lavorando e si sta facendo la performance e il concerto. Quindi a volte c'è bisogno di colori più chiari, più forti, altre volte ci vuole un ambiente, un'atmosfera un po' più pacata. Prima dell'avvento dell'iPad, come esprimevi la tua arte? Io sono partita realizzando opere live con la pittura, già quando avevo 19-20 anni, in luoghi pubblici all'aperto, o per eventi o semplicemente in luoghi di festa, anche senza che fosse preorganizzato, quando, appunto, ormai quasi 30 anni fa. E poi dalla pittura, che continuo a farla anche come performance live, sono passata al digitale. Perché? Perché il digitale dà la possibilità di realizzare una proiezione molto ampia, molto grande, quindi trasforma proprio lo spazio totalmente, e lascia anche la possibilità di crearne poi un video posteriori e immagini addirittura stampabili, che poi sono il tema di questa mostra che stiamo facendo all'ICS qui a Torino oggi. Sara, come sei venuta a conoscenza della realtà dell'ICS? Allora, l'ICS gentilmente mi ospita per fare questa mostra, perché lavorando molto con la musica e i concerti, ultimamente era adatto fare una mostra di questo tipo, dopo soprattutto aver realizzato, grazie al contatto di Roberto Toss, che è il coordinatore, per Sergio Ramella, il Memorial, tutte le opere digitali dello spettacolo. A quel punto io ho proposto di fare una mostra con i vari digitali che ho realizzato negli anni, nei vari concerti. Io la ICS la conoscevo già, ho anche fatto sport quando ero giovane, quindi in qualche modo ero entrata in contatto, facevo agonismo nel nuoto.
Però io penso che in questo caso tutti i concerti che comunque la CES ha organizzato negli anni, questa mia mostra, che per fortuna nella vita ho avuto la possibilità di interagire, empatizzare col mondo della musica, ed è la prima mostra che io faccio delle mie opere digitali, che sono sempre rimaste solo live, però raccogliendo il materiale abbiamo la possibilità, e poi in futuro non ci spiacerebbe realizzare un catalogo, vediamo se sarà possibile. Sì,